La realtà del peccato attraversa tutta la nostra esistenza, scriveva Gabriel Marcel riflettendo proprio sul peccato. Il mondo è a pezzi, per un solo motivo, per il dramma del peccato. Una realtà a pezzi è una realtà frantumata, è una realtà in cui il potere di coesione è stato neutralizzato, annullato. Ecco che cos'è il peccato. È la neutralizzazione del potere di coesione del mondo interiore ed esteriore. E qual è il potere di coesione del mondo? È il principio amorizzante della realtà presente in ogni cosa, persino nella materia, e la rende coesa. Il peccato che cos'è? È l'attentato alla forza di coesione del mondo. L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo è colui che inserisce continuamente nella storia degli uomini e del mondo questa forza di coesione che si chiama amore, la cui epifania per eccellenza è la croce. Dobbiamo però confessare che c'è un senso di smarrimento che avvertiamo tutti di fronte al peccato. Non riusciamo più a mettere a fuoco bene che cosa sia il peccato. La nostra civiltà ci ha quasi immunizzati dal senso del peccato, rendendolo quasi evanescente. La psicologia ha contribuito a liberare l'uomo dai sensi di colpa. E spesso si è generato nel cuore di noi uomini una terribile confusione tra senso di colpa e senso del peccato. Ecco che sovente ci troviamo in presenza di individui pieni di sensi di colpa, ma senza alcuna percezione del senso del peccato.